Oggi andiamo avanti con il capitolo numero 2 e siamo arrivati al punto in cui Bartolomeo condivide con il suo pupillo prescelto la conoscenza che ha accumulato nel decorso della sua vita terrena. E qui ci racconta la storia dell'umanità e ciò che è successo e perché è successo. Allora, stai ricevendo altre domande a proposito? La domanda era: perché non hanno mandato altri Iraniusani sul pianeta Terra, visto che sono una razza estremamente forte a livello intellettuale, potrebbero facilmente superare coloro che erano sulla Terra a quel tempo? E la risposta a tutto questo, amico mio, è: la forza non funziona assolutamente mai. Non è una soluzione accettabile. Coloro che sono sulla Terra devono arrivare alla comprensione attraverso le loro scelte. La forza è stata utilizzata troppe volte come una soluzione a troppi problemi. Questo non funziona mai. Ottima risposta. Qual è la prossima domanda? Per quanto dura questo periodo intermedio di degradazione prima che venissero mandati degli altri? Dura per 10.000 anni. Presero la decisione di permettere alla Terra di crescere un po' da sola e forse trovare una sua soluzione. Le cose non cambiarono per molto tempo. La gente crebbe, ma crebbe nell'oscurità. C'era pochissima luce nei loro cuori. Cosa stava facendo la gente di così oscuro? Erano molto primitivi e non c'era molto amore. C'erano molti omicidi, molto odio, molte faide di potere che continuarono per molti secoli e molti eoni. L'oscurità si propagò per moltissimo tempo. Hai un'altra domanda? Sì, la domanda è: cosa mi dici dei cambiamenti sulla Terra durante questo periodo? Ci furono molti cambiamenti sulla superficie. Furono molto ad essere presi dal pianeta nella speranza di reclutare energie più leggere. Che tipo di cambiamenti terrestri ebbero luogo durante quel periodo? Ci furono alluvioni, acqua ovunque, continenti uniti si separarono. Ci furono periodi di calore intenso, calore così elevato che coloro che erano qui perirono. Alcuni si spostarono in altre zone per fuggire. Coloro che riuscirono a fuggire diedero inizio a nuove colonie, pregando di ricevere conoscenza e direzione. Cosa causò la frattura dei continenti e perché c'era tutta quell'acqua? Notto la superficie della Terra, ci sono cose chiamate griglie che tengono unite la Terra. Quando tutto questo stava succedendo, queste cose all'interno della superficie della Terra cambiarono posizione e formarono la separazione dei continenti. L'acqua venne dal calore che scioglie le acque congelate. Quando questi continenti si separarono, in molti furono perduti, uomini, piante, animali, perduti. Poi, dopo questo periodo di intenso calore, arrivò il periodo di raffreddamento. Nel raffreddarsi molto, nuova vegetazione iniziò ad emergere, nuova vita iniziò a evolvere e c'era molta speranza di riportare la Terra nella luce. Pensarono che adesso avessero imparato che l'amore e l'accettazione dei propri vicini sarebbero sbocciate, e fu così per un po', ma non a lungo. La gente si stufa di una esistenza pacifica e inizia a cercare qualcosa di diverso. È entusiasmante e alla fine questo è ciò che accade. Stai dicendo che è nella natura umana di non essere soddisfatti quando le cose stanno andando bene? Sì, e questo era ciò che si sperava di cambiare, ma non fu così. Cosa fecero quando vollero qualcosa di entusiasmante? All'inizio faceva dei giochi e poi i giochi divennero un test di forza e volontà. Poi una cosa tira l'altra e in breve erano tornati alla cosa del potere. Il io sono importante, io sono più forte, io sono meglio. Questo è difficile da comprendere e imparare per la gente.
continua a cadere nella stessa trappola che gli viene tesa. Pensi che sia a causa del sangue di coloro che sono venuti qui, che è integrato nella gente? È da lì che nasce il problema o è solo la natura umana? È la natura umana che viene esagerata sul piano dell'esistenza attraverso la mescolanza delle culture. La gente di altre terre, altri luoghi, sono venuti nel tentativo di migliorare il mondo, ma vennero assorbiti. Quindi ciò che scelsero di distruggere e migliorare, grazie a loro, venne solo esponenzializzato sul piano d'esistenza terreno. Quindi i loro geni aiutano a rafforzare questa caratteristica? Possiamo dirlo così? Sì, erano stati mandati a fare qualcosa di diverso per il pianeta. Ecco perché passò così tanto tempo prima che qualcuno fosse mandato qui, a causa della paura di esagerare le cose oltre. Benissimo, penso che questo sia tutto il tempo rimastoci per le domande, però posso ritornare fra un po' e farne altre. Non ci sono problemi, io sarò qui. E possiamo continuare la storia da questo punto? Abbiamo solo toccato la superficie dell'inizio. Dovevo iniziare da qualche parte. Ho molte, moltissime domande. A quel punto riportai Linda a piena coscienza. Vuole condividere un'immagine che rimase impressa nella sua mente. Girai la cassetta per registrare la sua descrizione. Hai detto che potevi vedere l'interno del mondo? Era come se fosse vuoto e c'erano cose che lo tenevano unito. Non so cosa fossero, si muovevano all'interno. Era come se molte cose andassero sopra e gesticolava. Andavano così, su e giù, all'interno delle terre, sembra come una palla sfera. E queste cose ai lati della sfera andava su e giù. Non so cosa fossero, erano cose che la tenevano insieme. La gente che venne la seconda volta aveva grandi teste rotonde ed erano color argento. Avevano corpi, ma avevano queste estensioni che uscivano dalle loro braccia e dal loro torso e dalle loro gambe. Estensioni? Hai mai visto quelle statue e disegni di alcune delle divinità delle culture orientali? Avevano volti e corpi umani, braccia che escono in tutte le direzioni. Ne ho viste alcune che hanno tutte queste braccia. Sì, giusto, solo che queste persone erano molto piccole e avevano teste enormi. Non ricordo i volti, non avevano capelli, avevano tutte queste braccia e gambe che spuntavano in diversi punti. Quindi queste erano vere appendici, vere braccia e gambe. Esatto, erano piccoli. Il loro intero era luminoso. Non so se indossassero delle tute o se erano i loro stessi corpi. Erano completamente di color argento, lo stesso colore ovunque. Sapevano di non potersi presentare così alla gente perché erano così diversi. Sarebbe stato troppo spaventoso. Esatto, vorresti dire che potevano entrare in un animale o che potevano apparire come un animale? Io compresi che in qualche modo scesero e in qualche modo entrarono nell'animale, nel loro intelletto o in qualsiasi altro modo ci riuscirono. Non saprei. Lo fecero per essere in prossimità degli esseri umani. Stavo pensando che se un animale iniziasse a parlare con un essere umano, indipendentemente dal periodo di tempo, ne sarebbero rimasti sbalorditi. Ma non fu così. No, lo fecero in qualche modo con la mente o attraverso i loro sogni. Ma la ragione per cui entrarono in questi animali fu per stare in contatto fisico con gli umani. Presumo che questa gente deve aver avuto degli animali domestici perché vedevo questa gente dormire, questi animali che dormivano vicino a loro. Sei riuscita a vedere com'erano quelli del primo gruppo, quelli che divennero schiavi?
Li ho visti in forma umana. Erano scuri. Non so se fosse il contesto relativo al loro essere del lato oscuro o di intelligenza inferiore o crescita inferiore o qualcosa del genere, ma li vedevo nell'oscurità. Questi primi esseri che scesero sembravano molto umani, ma avevano la pelle chiara. Lo sai, nel nostro contesto religioso ci viene insegnato che Adamo ed Eva vennero a e propagarono tutto il resto della gente sulla terra. Ciò che intuisco da questo è diverso. C'erano molte di queste persone sulla terra, tuttavia quando visualizzo queste persone scure le vedo strisciare a terra. E anche qui non so se fosse un tipo di sinonimo per essere di luce ed esseri di oscurità. Ma era molto ovvio che quelli luminosi erano in piedi ed eretti e più in giù c'era una massa di gente scura che strisciava. Ovviamente devono essere stati completamente affascinati o impauriti da questa gente. Mi chiedo se fossero solo primitivi e per questo facilmente schiavizzati. Presumo da ciò che è stato detto che avessero pochissima conoscenza e quest'altra gente era venuta qui per illuminarli e per portarli ad un livello superiore d'esistenza. Da questo direi che fossero molto primitivi. C'era molta paura e meraviglia e se ne approfittarono. Che questi esseri fossero umani, umanoidi o altro, non erano abbastanza evoluti da non finire in un gioco di potere. Quando la gente si inginocchiava al loro cospetto, questo sta a dimostrare che perfino qualcuno così avanzato può essere corrotto. Non erano esseri perfetti, ma erano eruditi e presumo sia per questo che vennero, per portare la loro conoscenza. Sembravano umani e molto regali, molto alti e pieni di confidenza. Ricordo di aver detto che li adoravano come divinità. Si può vedere il perché. E quegli esseri di luce sul pianeta a cui lui sta parlando, quelli erano molto luminosi, luce bianca, erano come dei blob, delle sfere di luce, eccetto il fatto che era luce molto intensa e luminosa. Erano molto pacifici, molto felici ed amorevoli. Gli basta condividere l'amore. E qui Dolores dice: Linda espresse la sua impazienza perché non stava ricevendo abbastanza informazione più velocemente. Pensava che sarebbero bastate poche sedute. Le ricordai che c'erano troppe informazioni per poterle scaricare tutte in un'ora e mezza. Inoltre ci stavamo mettendo più tempo perché parlava lentamente. Io ero abituata a lavorare a lungo, diversi mesi in alcuni casi, per accumulare informazioni e metterle in ordine, ma ovviamente Linda non lo era. Era una mia responsabilità di avere pazienza in questi progetti e cercare di organizzare la sequenza di eventi. Ci fermammo per cena per riposare e chiacchierare con Pezzi. Iniziamo la nostra ultima seduta ben poco che scese il buio. Sapevamo che la seduta sarebbe finita tardi, ma a me non importava perché non ero sicura di quando sarei riuscita a ritornare a Little Rock. Stavamo cercando di fare quanto più possibile in una giornata. Sapevo che avremmo potuto dormire fino a tardi il giorno seguente. La parola chiave portò Linda nello stato di trance e tornammo nella stessa scena che avevamo lasciato qualche ora prima. Bartolomeo continuò come se non ci fosse stata alcuna interruzione. Sono in piedi su una piattaforma davanti agli studenti. Adesso sto ricevendo le loro domande. Prima di ricevere altre domande, vorrei chiarire qualcosa che avevi detto precedentemente. Le prime persone che erano qui sulla Terra, prima che arrivassero gli altri, sai da dove provenivano? Erano qui. Erano esseri della terra. Ti hanno parlato dell'apparenza di questi esseri. Presumo che fossero umani. Non ho mai chiesto. Benissimo.
Allora abbiamo parlato fino al punto in cui stavi descrivendo le catastrofi in cui i continenti della Terra si divisero e la gente che si spostava in zone sicure. Eravamo a quel punto quando ho dovuto andarmene. Adesso vorrei raccogliere altre domande dai tuoi studenti. Sì, i miei studenti vogliono sapere perché questa gente era insoddisfatta della propria situazione. Perché interrompero la pace che conoscevano da molti anni? La risposta a questa domanda per me è molto confusa. Mi è stato detto che volevano sperimentare uno stato emotivo di natura superiore. Erano stufi della calma, volevano qualcosa di eccitante nella loro vita e quando i giochi divennero guerra, trovarono quella soddisfazione e i loro cuori divennero ancora più oscuri. C'erano moltissime morti, molto trauma. Era qualcosa che desideravano sperimentare. Erano stufi della pace, annoiati, per così dire. Non tanto annoiati, non avevano molte espressioni emotive. Si sentivano che i componenti estremi promuovevano le loro necessità emotive. Furono in grado di fare esperienze che volevano esplorare, non comprendendo che quando davano sfogo a queste emozioni, perdevano la loro luce interiore. Non la perdevano, tuttavia, diventava molto, molto fiocca e tutto solo per il desiderio di sperimentare l'euforia di stati emotivi e trauma. Non avevi detto che gli esseri dello spazio decisero di lasciarli soli e permettergli di provare a gestire le cose da soli? Sì, a questo punto non c'erano molti di queste persone e non c'erano un pericolo per nessuno. Quindi si decise di lasciarle a se stessi. Sarebbero cresciuti in questa esperienza o si sarebbero demoliti, e a quel punto si sarebbe potuto passare il pianeta a coloro che volevano vivere una buona vita. Gli esseri dello spazio osservava la gente durante tutta la loro storia. Sì, si limitava a scuotere la testa, meravigliati dalle arti nere, chiedendosi il perché. Da dove stavano osservando tutti questi eventi deve aver richiesto un lunghissimo periodo di tempo. Il loro tempo è molto diverso dal nostro concetto di tempo. Potevano osservare attraverso delle proiezioni mentali o qualche volta visitavano il pianeta in modo fisico. Questo non lo facevano molto spesso perché non era sicuro farlo. La gente qui in quel periodo era davvero negativa, uccidevano gli altri senza pensarci due volte. C'erano molti omicidi. Perché questi esseri dello spazio erano così preoccupati? Non potevano andarsene e dimenticarsi della Terra. No, perché c'era un gran piano per questa Terra, il pianeta più bello di questo universo. Era stato progettato in bellezza come un grande esperimento. Sfortunatamente non si sviluppò mai nel modo in cui era stata progettata. Doveva essere un esperimento di emozioni e piaceri fisici, cose che molti altri luoghi non hanno. Era progettata per essere un esperimento per coloro che venivano qui e poi se ne andavano. La gente sarebbe venuta qui in vacanza per sperimentare la terra e i piaceri che poteva dare, piaceri fisici che questi esseri normalmente non sperimentavano. Vorresti dire che venivano qui in vacanza prima che le cose peggiorassero? Questo prima che la gente abitasse la terra. Poi alcuni di loro rimasero così coinvolti in questi piaceri fisici, rimasero così infangati che non volevano più andarsene. Restarono per continuare a sperimentare. Più restavano, meno erano in grado di andarsene. Persero la capacità di andarsene, quindi erano qui quando il primo gruppo di esseri arrivarono, quelli che avevano il compito di aiutare coloro che erano infangati nella fisicità di questo pianeta, per aiutarli a riacquistare i loro spiriti di luce. Anche loro ne rimasero impantanati. Avevano il compito di aiutarli a recuperare ciò che avevano dimenticato, ma non ci riuscirono. No, perché anche loro rimasero incastrati, quindi anche loro restarono e divennero coinvolti con coloro che erano arrivati per primi.
Avevi detto che alle origini faceva parte del gran piano. Puoi dirmi qualcosa a questo proposito? Alle origini il piano era un ottimo piano. Il piano avrebbe permesso alle anime di venire sulla terra per osservare la bellezza, per godere delle cose terrene, come premio delle cose che avevano fatto su altri mondi. Doveva essere una breve vacanza piacevole per poi andarsene e proseguire le proprie esperienze. Questo era il gran piano? Sì, era come un premio per un lavoro fatto bene. Sembra che tutto sia andato male, no? Sì, che tristezza. E qui Dolores dice: non era la prima volta che sentivo questi dettagli. In altre regressioni con altri soggetti, la Terra veniva descritta come un luogo di vacanza, un ritiro per le vacanze dove esseri provenienti da diversi mondi e dimensioni veniva originariamente, prima che la Terra fosse contaminata dagli umani. Questo veniva descritto spiegando come le anime divenissero intrappolate nella fisicità della terra. Allora io mi fermerei qui perché comunque questo capitolo è molto lungo e domani partiamo da qui, così ci possiamo gustare meglio tutte queste informazioni, perché ci sono tantissime informazioni che dobbiamo, come dire, metabolizzare. Quindi vi propongo di partire da qui domani. Grazie mille. Ciao.